Questo è l'ultimo, questo iPhone, è l'ultimo che iPhone che ho comprato. Ci siamo? Ma buonasera a tutte, amorose. Bonsoir. Allora, come va? Caldino? No, dai, oggi anche qua ci ha graziato, eh. Ci ha graziato. Buonasera, buonasera. Allora, intanto vi faccio vedere la borsina ultimata. La mini bag, porta quello che vi piace. Ci potete mettere, appunto, come vi dicevo ieri, gli attrezzi del mestiere da portare in viaggio, oppure ci potete mettere appunto i trucchi o quello che vi piace. Una cosa che non vi ho detto ieri, e mi sono dimenticata ovviamente, è che siccome qui in questa parte della lavorazione del tondo noi non abbiamo la possibilità di agganciarci alla lavorazione all'uncinetto, qui cuciremo con l'ago, con lo stesso ago e filo che abbiamo utilizzato per cucire la cerniera, andiamo a cucire la lavorazione all'uncinetto alla cerniera, questa parte qua. Io ho aggiunto una piccola nappina per renderla ancora più sfiziosetta. Adesso dentro ci ho messo due gomitoli per riempirla, però poi ognuno, appunto, ripeto, ci mette quello che più gli piace. È venuta veramente simpatica, è una cosina un po' diversa, una cosina tanto per fare qualcosa di diverso. Stasera però andremo a fare un tutorial di servizio, ossia andiamo a vedere come lavorare sia con l'uncinetto sia con i ferri quei filati che ritenete difficili, come Carolina chiedeva l'altra sera, il corn per esempio. Va bene? Il corn è un filato meraviglioso, però per qualcuno potrebbe, il corn come il Frida per esempio, e hanno tutte delle caratteristiche differenti, no? Il corn è un filato irregolare, poiché presenta questi inserti irregolari nella lavorazione. Il Frida invece è un filato poco ritorto, ma come può essere per esempio il Donny, no? E stasera andremo a vedere le peculiarità di questi filati e come lavorarli, va bene? Buonasera a tutte, carine, le mie care ragazze. Sì, sì, stasera si sta proprio bene, decisamente. È due o tre sere che ci grazia il caldo terrificante. Allora, iniziamo con il corn. Allora, il corn è tutti i filati irregolari, ossia quei filati che non hanno una linearità, che non sono spessi tutti nello stesso modo, che presentano, come nel caso del corn. Ti è piaciuta, Rita, la borsa di Gucci? Particolare, molto particolare, la mini borsettina è simpatica. Dicevo, presentano questi inserti che sono molto belli, tra l'altro questo è un filato che si può lavorare tranquillamente con dei punti molto molto semplici, perché è talmente bello il filo lavorato che non avete bisogno di impazzire con punti complicati per rendere bene anche una maglia semplice. Però per tanti può diventare un problema la lavorazione del filato quando incontrate appunto questi inserti. Ciao Donatella, brava, sei uscita, hai fatto bene. No, no, il Frida, io anche il corn, io è un filato che amo alla follia, il corn. Ci ho lavorato tantissime cose, tante le avete anche nel canale. Cristi, ho messo il commento nel post di Facebook. Ah sì, troppo forte Daniel, simpaticissimo. Allora, dicevo, il corno è un filato che si lavora con tutti gli attrezzi bene, sia con l'uncinetto sia con i ferri. Vediamolo prima lavorato con i ferri, che forse è il modo più semplice, cioè si lavora benissimo con i ferri, poiché i ferri ci danno un'apertura differente da quella dell'uncinetto. Adesso li vediamo tutti e due, sia ferri che uncinetto, e se volete anche tunisino, va bene? Noi adesso andiamo a realizzare un capiettino, questo per chi lavora i ferri, ovviamente per chi lavora all'uncinetto lo vediamo dopo, va bene? Allora, innanzitutto l'unico problema che si può presentare con il corn è quando si montano i punti, va bene? Perché cosa succede? Se noi andiamo ad incontrare questo inserto, può essere che il punto ci venga differente dagli altri.
Stai provando a fare la cinta, bravissima. Ma certo che ci riesci. Vedete, se però voi, vedete cosa sto facendo io? Innanzitutto sto usando un numero di ferri grande, perché io sto usando un numero di ferri che è il 6. Tenete la lavorazione molto, molto, molto morbida. Sto usando il 6, Cristina, poiché questa, adesso io non mi ricordo il consiglio di utilizzo, adesso vado a guardare sul sito che consigli di utilizzo dà. Vediamo un po' se lo troviamo, Allora, filati, KK, corn, dove stai? Corn, eccolo qua. Vediamo qui i consigli di utilizzo, che sinceramente non me li ricordo, perché io poi le fascette per il consiglio di utilizzo le guardo raramente, perché comunque sono io che poi decido. Qua dice ferri 5-7 addirittura. È ovvio che se voi volete lavorare il progetto fitto, ma con questo filato non ve lo consiglio, utilizzerete un numero di ferri minore, però sempre più grande rispetto alla lavorazione. Sì, 5-7, grazie Carolina. Io ho una mano morbida quando lavoro i ferri, quindi quando vado ad iniziare tengo il filato morbido. Tenendo il filato morbido, mettiamo un po' di zoom così forse riesco a farmi capire un po' meglio. Non badate qui, ma è colla, devo risistemare, non è sporco, è colla, perché ho fatto un lavorino come una scema, ho messo la carta di giornale e è trapassata sotto e mi ha macchiato tutta la scrivania. E vabbè, la risistemiamo. Ok, allora teniamo il filo molto 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 morbido, poiché quando noi andiamo ad incontrare, vedete, ce l'abbiamo qua noi l'inserto passa tranquillamente e si appoggia alla lavorazione. Se noi lavoriamo stretto, se noi teniamo i fili troppo tirati, rischiamo, adesso faccio due punti con i fili tanto tirati, vedete, non passa, e per farlo passare dovete tirare forte. Questo è per l'inizio della lavorazione, ma se voi tenete il filo molto 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 morbido, anche l'inserto passa senza nessun problema, visto? Cioè si appoggia tranquillamente. È ovvio che l'effetto è irregolare, ma è dato dal filato stesso. Cioè questo è proprio un filato che deve avere queste irregolarità. La bellezza di questo filato è proprio quella, come nel Berry. Il Berry è un filato fiammato, quindi è un filato che ha una parte un po' più spessa, una un po' più sottile, una un po' più spessa, quindi è normale che abbia una differenza nella lavorazione. Quindi adesso noi, vabbè, ci montiamo i nostri punti. Vi ripeto, un metodo per montare i punti in maniera che poi voi non diventate matte è usare un ferro doppiandolo, cioè prendete tutti e due i ferri. Io questo non lo faccio mai per una questione di lavorazione. Io lavoro la mia mano ormai dopo tanti anni è abituata a lavorare con regolarità, diciamo. Però se state iniziando e volete comunque utilizzare un filato del genere, ho tutti i filati e la prima riga di lavoro, il montaggio dei punti sul ferro vi risulta poi difficile da lavorare nei giri successivi, mettete due ferri uno accanto all'altro. Di solito io ne uso uno più grande e uno più piccolo. Ora qui più piccolo non ce l'ho, sì ce l'ho, cioè di solito quando mi capitava, quando lo facevo, ma adesso non lo faccio più da tanti anni. Però questo ve lo faccio vedere, un altro trucchetto che mi è venuto in mente ora. Usate uno dei ferri che dovete usare, è un ferro di un numero più piccolo, li mettete vicino. Ma io, tesoro mio, con il corno ci farei di tutto, nel senso è un filato Francesca che è favoloso. Allora, mettete i ferri uno vicino all'altro e poi andate a montarli nel modo in cui siete abituati, andate a montare i punti, va bene? Tenendo sempre il filo non troppo teso. L'importante è che voi il filo di inizio
lo teniate molto 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 morbido. Questo è un metodo per le, proprio per le principianti, per chi sta iniziando davvero adesso a lavorare, perché se lo faccio adesso io mi ritrovo poi ad avere il primo punto molto molto lasco e non mi piace, lasco molto molto mollo e non mi piace, quindi io lo faccio direttamente con un ferro solo. Poi andate a sfilare il ferro, quello più piccolo, e i punti sul ferro, vedete, vi rimangono molto morbidi, così che poi quando voi iniziate la lavorazione vi ritrovate a lavorare più agevolmente. Questo è un trucchetto che io consiglio, vi ripeto, a chi sta iniziando a lavorare, perché poi una volta che avrete preso la mano, questo non vi servirà più, però se state iniziando a lavorare è un trucchettino che può esservi utile. Ora adesso andiamo ad iniziare la nostra lavorazione con i ferri. Questi sarebbe meglio lavorarli così. Andiamo ad iniziare la lavorazione. Vedete, a me mi risulta troppo morbido, poi mi fa innervosire. Però vabbè, facciamo finta di niente. E lavoriamo i punti. Niente, è troppo mollo. Non ce la faccio, scusate. Non ce la faccio. Sì, ma a me innervosisce questo metodo perché li fa, io lavoro molto morbido, quindi non ho bisogno di fare quel lavoro, perché sennò mi viene veramente troppo 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 morbida la lavorazione. Scusate, ma rifaccio con il mio metodo, cioè con il mio metodo, con un ferro solo. Così facciamo prima. No, perché sennò se è troppo morbido a me fa l'effetto contrario, mi dà fastidio. È troppo bello, è vero che è bello, Donatella, però non vi dovete arrendere. Se vi piace un filato, ora se non vi piace il filato è un altro discorso, ma se vi piace il filato dovete sempre provarci, perché comunque il metodo per lavorarlo c'è sempre, lo trovate sempre il metodo per lavorarlo. Senza nessun problema. Ok, a me piace se sono più tesi i punti sul ferro, sempre. Ok, ora con i ferri vi dicevo, la lavorazione è più semplice perché il punto, anche quando arriviamo, anche quando arriviamo nell'inserto, vedete, qui ho l'inserto. Però, essendo la lavorazione ai ferri più morbida, io ammorbidisco il punto e faccio passare l'inserto. Qui ho l'inserto, vedete, non c'è problema. Con i ferri è molto più semplice la lavorazione di tutti i tipi di filati. È davvero più facile, nel senso, non abbiamo una limitazione che è data invece dalla punta dell'uncinetto, che purtroppo ci dà delle limitazioni rispetto a quella, alla lavorazione ai ferri, perché i ferri, vedete, basta che allargate leggermente di più il punto e fate passare l'inserto. Adesso casualmente, eccolo qua, ce l'ho qui sotto, vedete, ce l'ho qui sul dito, io allargo leggermente di più il punto e lo faccio passare, quindi con i ferri diventa abbastanza semplice, tutti i filati sono più semplici da lavorare con i ferri, questo genere di filati. E quindi con i ferri abbiamo visto che il corn si lavora tranquillamente. Perché sono unica, tesoro? Che cosa ho fatto adesso? Meno male che sono unica, te lo immagini? Sì, lavorala sempre con dei punti aperti e ariosi, perché il corn è bello per quello. Io ci ho fatto di tutto, ci ho fatto anche, mi sembra, una giacca, se non un cardigan, maglie, vestito, top, l'ho lavorato e fare uncinetto, è meraviglioso. Con l'uncinetto, vi dicevo, il problema si può presentare. Tenete presente, ecco, non ti devi arrendere, Elena. L'hai fatta con uncinetto 4, ecco, usiamo un uncinetto più piccolo, così almeno vediamo. No, questo il 3 forse è troppo piccolo. 4, eccolo qua. Allora andiamo a montare un po' di catenelle. Allora, anche in questo caso, vedete, io adesso qui ho l'inserto.
io lavoro ma tenendo il filo morbido, cioè non dovete tenere teso, ma mai con nessun filato, perché il lavoro viene troppo rigido. Tenete il filo morbido e fate passare in questo modo, delicatamente, il filo. Dietro vi rimarrà, ma è normale, è la bellezza del filato. Cioè deve rimanere questa ansetta, perché altrimenti non ha senso il fatto che ci siano queste applicazioni, questi inserti, capito? Si devono vedere, perché altrimenti, vedete, però vi basta lavorare con morbidezza. Dovete tenere la lavorazione morbidissima. Guardate, ve lo provo con il 3, vi faccio vedere che il 3, insomma, non è indicato per questo filato, no? Questo è il 3. Se tenete la lavorazione morbida, vedete, passano i punti indipendentemente dall'uncinetto che usate. L'importante, vi ripeto, con questi filati è non avere il problema di dire però viene storto, vedete, non è dritta la catenella, ma è la bellezza di questo filato, capito? Cioè i filati così sono particolari proprio perché danno un effetto irregolare, cioè praticamente danno movimento ai lavori che voi fate senza bisogno di utilizzare, vi ripeto, punti troppo complicati. Però poi con questo faremo un bel punto che utilizzeremo come stola, potete utilizzare come stola se avete il corno e lo volete usare, perché in tante me l'avete detta sta cosa. Vedete, io sto lavorando col 3, eppure la lavorazione mi rimane bella morbida. È ovvio che, essendo un filato che presenta questi inserti, uno, gli inserti si devono vedere, se no non ha senso, e due, può succedere che, vedete, come in questo caso, rimangono fuori, ma è la bellezza del filo, ok? Adesso andiamo a lavorarlo però, quindi andiamo a lavorare prima la maglia bassa. Se voi però entrate nel filato con la lavorazione morbida, se lavorando a matita vi rendete conto che lavorate troppo stretto, lavorate a coltello, che lavorando a coltello la lavorazione si ammorbidisce decisamente, quindi perché voi, diciamo, fate fare un movimento diverso all'uncinetto, leggermente più ampio, vedete, così tenete morbido. Qui ho l'inserto, io lo faccio passare con calma. È ovvio che se voglio andare veloce veloce, magari con questo filato andrò leggermente più lenta. È bellissimo questo filato, tesoro, è un peccato non lavorarlo. È ovvio, ti ripeto, che se vuoi lavorare velocissima, magari quando arrivi all'inserto magari un po' si inceppa se sei molto veloce nella lavorazione, però voglio dire, se tu utilizzi l'uncinetto giusto, io adesso te lo sto lavorando col 3, che non è propriamente indicato per questo genere di filo, però vedi che se tu lavori morbida, se vuoi lavorate morbidamente, l'inserto passa tranquillamente nel punto. Se io sotto avessi lavorato in maniera molto molto più stretta, probabilmente l'inserto non passava dal punto. Lavoriamo normale, così. E qui stiamo lavorando la nostra maglia bassa. Nel giro dopo facciamo la maglia alta, che magari è quella che può presentare qualche problemino maggiore, forse, ma anche no, perché vi ripeto, tutto sta nel modo in cui tenete il filo. Il filo, quando lavorate, lo dovete far scorrere. Ora, chi sa lavorare all'uncinetto, sinceramente, magari ride, dice adesso mi sta svelando il segreto dell'acqua calda. Però non tutte abbiamo la stessa manualità, quindi leggere il filo deve solo passare sulla mano, la mano lo accompagna il filo, ma è come se voi lavoraste senza tenerlo. Cioè, ora noi lo teniamo perché ci serve tenerlo, però noi potremo anche lavorarlo senza tenerlo. Ora sarà un po' impossibile, però, cioè, nel senso, non so, per farvi capire, deve rimanere morbido come se noi non lo stessimo tenendo. Diciamo che le dita sono una guida, come quella della macchina da cucire, sono un guidafilo, ma non devono trattenerlo, perché io ho visto persone lavorare tenendo il filo, il pugno stretto. È logico che poi il punto vi viene duro, vi viene rigido,
vi viene stretto. Se invece voi le dita le usate solo come guidafilo, vedete che io non sto stringendo, io lavoro tenendo il filo leggermente proprio appoggiato alla mano e uso le dita come guidafilo, ma il filo scorre libero tra le dita, e questo è il modo, è l'unico modo per poter lavorare questo genere di filati anche con un uncinetto più piccolo. Vedete come passano bene anche gli inserti attraverso i punti senza nessun problema? È tutta una questione di attrezzo giusto e di modo in cui teniamo il filo, capito? Adesso proviamo con la maglia alta e poi andiamo a vedere invece i filati, quelli che si aprono, quelli che vedete. No, non può vincere lui, Carolina, ma ci mancherebbe. Buonasera Zazu, buonasera Carolina, no Carolina, Paola, tutte Tiziana, Rosaria, Serena, tutte, baci sparsi a tutte quante. Quindi andiamo a lavorare la nostra maglia alta e la lavoriamo sempre col 3, eh? Quindi per farvi vedere che si può lavorare anche, è ovvio che la lavorazione fatta con l'uncinetto numero 3 mi risulterà poi tanto compatta rispetto a una lavorazione con un uncinetto più grande, anche perché poi il punto che vi faccio vedere col corno lo faremo col 4,5, va bene? Quindi vado a fare le mie 3 maglie basse incolonnate, così io qui ho l'inserto e lavoro tranquillamente anche l'inserto. Ripeto, tutta questione di morbidezza del filo, di come tenete morbido il filo, va bene? Quindi andiamo a lavorare i nostri punti alti morbidamente. Vedi, vedete l'inserto come è passato senza problemi? Tenendo il filo morbido morbido possiamo lavorare tutti i tipi di filati, compresi quelli che si aprono, perché il trucco è sempre lo stesso. Ora vi faccio vedere, eh. Adesso finiamo di lavorare un altro paio di maglie, perché poi vi ripeto, è un filato talmente bello questo, che anche lavorato semplicemente a maglia alta rende tantissimo ed è proprio bello. Guardate che meraviglia che è bellissimo sto filo. Esatto Paola, una sorta di scuola, è un tutorial per capire come lavorare appunto i fili un po' strani, un po' particolari. Vedete quanto è bello questo filo, a me piace da morire questo filo, poi è bello in tutte le salse, nel senso come lo girate è bello. Adesso andiamo a vedere invece i filati, allora, intanto vediamo le differenze. Io ho preso lì il disco Iggy, ho preso la manda 5 per farvi vedere le varie differenze, poi il Frida, che è quello diciamo che tante di voi hanno trovato difficile da lavorare, e poi vi faccio vedere anche un altro filato che invece è uno dei più facili da lavorare, che è il Genesis. Allora, partiamo dai filati, quelli più compatti. Questo è un mille fili, è un filo di lamanda 5, un mille fili, filo di Scozia super ritorto. Questo si lavora con gli occhi chiusi perché è un cordoncino praticamente, talmente ritorto che diventa un cordoncino. Ma le codonni è come il Frida praticamente, ce l'ho qua dietro. Comunque diciamo che la tipologia è sempre, fa parte di quella categoria di filati non troppo ritorti, quindi uno vale l'altro. Questo è un filato molto ritorto, però se voi toccate io ci ho fatto anche dell'abbigliamento con questo, perché anche con questi filati un pochino più rigidi, se utilizzate un uncinetto, un numero di ferri più grande, rimane morbido, va bene? Grazie Rita, brava amorosa, così quando ci incontreremo per strada con le nostre borse Gucci fai da te ci riconosceremo. Dicevo, questi filati leggermente più rigidi, passatemi il termine perché non è rigido la manda 5, vi ripeto, ci ho fatto anche capi d'abbigliamento, però
Da quando ci hai fatto vedere come iniziare con le maglie incolonnate, seguo sempre così e ne sono ultra soddisfatta. Bordi belli netti. È vero? Nella vita bisogna sempre sperimentare. Allora, però questo filato, come vi dicevo, rimane rigido, ok? Lo lavorate velocissimo, e anche perché questo è un filato strutturato e studiato per un determinato tipo di progetti, le tende, i centri e varie altre cose. Però se lo lavoriamo con uncinetto e ferri più grandi, possiamo farci anche, come vi dicevo, l'abbigliamento. Il discorso è che più il filato è ritorto, più pesa e più è rigido. Se noi invece prendiamo il Frida, che il Frida è quello che voi, che molte di voi hanno trovato difficile da lavorare, il Frida è un filato sì ritorto, ma molto meno rispetto alla Manda 5. Mi sto infrenando con i fili. Allora, questo qui è la Manda 5. Vedete la torsione del filo com'è, bella stretta. Questo è il Frida, la torsione è decisamente minore. Molto minore, ma la lo vedete anche così. Questo filato ha una morbidezza e una leggerezza che non è paragonabile alla Manda 5, perché se noi dovessimo prendere un filo come la Manda 5 dello spessore del Frida, è un cordone, capito? Non rimarrebbe mai morbida una lavorazione e la leggerezza stessa del filato andrebbe a perdersi. Buonanotte Paolo, un abbraccio. Quindi questi filati li dobbiamo lavorare sempre nello stesso modo, come vi ho fatto vedere con il Korn, perché tanto vi ripeto, i ferri non ve lo faccio neanche vedere, perché con i ferri noi teniamo il punto più largo e la lavorazione viene automatica. Ve lo faccio vedere con l'uncinetto, prendendo un uncinetto super piccolo. Io prenderò un uncinetto anche più piccolo, guardate, per farvi capire. Il 2, dove sei? 2, eccolo qua. Il Frida, il numero consigliato di uncinetto è 4-5, poiché se voi usate un uncinetto più piccolo, ovviamente diventa 2, diventa duro, diventa rigido il lavoro. Ma io adesso ve lo faccio vedere lavorato con l'uncinetto numero 2. Va bene? Ciao Maria, un bacio! Come disfare i nodi? Ah sì, anche quello, se volete ve lo faccio, sono bravissima a disfare i nodi. Chris, scusa, la scocca della Gucci te dici che è 42x32, a me con 100 catenelle, uncinetto 3 viene 45 cm, che faccio? Ma certo! A me la scocca mi misura così, Serena, tesoro, non lo so, prova a fare... L'hai già finita? Eh sì, se mi dici che la misuri... Se mi dici che l'hai misurata vuol dire che ti viene 45. Allarga un pochettino il sotto. Allarga leggermente il sotto, appena appena il sotto. Sì, allora, è un punto elastico, è quello che c'è sotto, Sere, quindi lo puoi adeguare senza problemi. Però... Non vorrei che magari quei 3 cm, ma non penso. Ci metti un po' di rete tu sotto nella scocca? No, scusa, non nella scocca, nel corpo, scusate. Se tu ci metti la rete, la adegui alla rete vedi, e vedi se... O l'allarghi, se l'hai già fatto il sotto, il corpo della borsa, se l'hai già fatto, prova ad allargarlo e vedi se ti si allarga. Buonasera Mariangela. Quando si è... Vabbè, il Drake, vediamo un po', ce l'ho da qualche parte, così vi faccio vedere anche il Drake. Non lo so dove ce l'ho il Drake, ce l'ho sicuro, ma non mi ricordo dov'è. Sì, ma il Drake e il Frida si assomigliano veramente tanto, tesoro, quindi sono molto 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 simili. Forse è qui, in uno dei 2 milioni di cesti. No, non è qui. Qui c'è un altro mondo di filati. E no, non ce l'ho qua dietro, ragazze. Ce l'ho da un'altra parte. Ce l'ho in un altro baule. No, ora no. Anche perché poi lo userò. Comunque, il Frida è uguale. Nel senso, si apre tanto quanto il Drake. Cioè, si apre proprio il Frida, lo vedete? Forse è quello che si apre di più di tutti. Dimmi, Maria. Ah, ok, va bene. Prova. Prova e vedi. Eh?
quella non ha una dimensione, nel senso, ognuno la fa un po' delle dimensioni che vuole. Io con il mio modo di lavorare mi è venuta così, però ognuno ha il suo modo, però si può adattare, ecco quella, no? Sta iniziando la libreria? Daniel, bravo. Allora, iniziamo, vi ripeto, con un uncinetto decisamente molto, molto, molto più piccolo rispetto a quello richiesto. E andiamo a realizzare la nostra catenella. Allora, quando lavoriamo, il filo deve cadere dalla metà in giù dell'uncinetto, in modo che poi quando voi chiudete il punto per farlo passare, avete modo di agganciarlo per bene. Se voi lo fate solo con la punta dell'uncinetto, è più facile, vedete, che si annodi. Se invece voi, quando lavorate, allunga, è una questione di pratica, il filo lo fate passare verso la fine dell'uncinetto, così quando poi tornate indietro per andare a far passare il filo attraverso il punto, la testa dell'uncinetto aggancia tutto il filo. Se noi lo facciamo solo con la punta, innanzitutto tendiamo a stringere il punto di base, che è la cosa più sbagliata. E poi vabbè, adesso non mi è riuscito, però questo è un consiglio fondamentale per questi filati. Il filo dovete fargli fare la corsa dell'uncinetto, in modo che, vedete, la testina dell'uncinetto aggancia bene il filo, così, e lo porta dentro. E poi, una volta che avete la manualità, potete andare anche più veloci. E vedete che il filo non si aggancia, però vedete che io lo prendo, lo faccio arrivare fino in fondo all'uncinetto. Quando lavoro anche più leggermente più veloce, lo faccio arrivare sino in fondo all'uncinetto. Io ho visto che tante lavorano proprio con la punta dell'uncinetto ed è più facile che lavorando con la punta dell'uncinetto voi stringiate questo punto. E in quel modo non riuscite a far passare bene il filo, capito? Quindi leggermente tenete il filo sempre morbido e vedete che io sto lavorando con l'uncinetto numero 2. Adesso andiamo a lavorarlo. Credo che tu abbia ragione, io il Donny col 3 benissimo, col 3,5 è troppo morbido. Dipende. Se lo lavori bene col 3 vuol dire che la tua mano è tanto morbida, io lo lavoro anche col 4,5 il Donny. Poi sta anche a voi sapere come regolare la larghezza del punto. Questi, sì tesoro, sono i soft touch. Trovi il link nel box informazioni e nel primo commento sotto tutti i video, perché questi sono gli uncinetti che io uso di più, quindi ve lo metto sempre il link. Anche in questo video, dopo nella descrizione del video lo trovi, e comunque lo trovi anche nel primo commento di tutti i video, compreso questo, poi quando è finito. Allora, adesso andiamo a lavorarlo, va bene? Entro nel primo punto, aggancio il filo e poi chiudo la maglia bassa. Vedete che anche quando io lavoro il punto, entro attraverso il punto e porto il punto di base attaccato alla base dell'uncinetto, in modo che poi quando vado a lavorare, aiuto, mi sono incastrata, cosa ho fatto qua? Scusatemi, mi sono incastrata da sola. Vieni qui, bello, vedete, vedete, i fili sono tutti qui, però se riuscite a trovare il modo di tenere morbida la lavorazione, lavorate anche con l'uncinetto numero 2. Ci vuole leggermente pazienza e trovare la mano giusta per lavorare. Se voi entrate nel punto e tenete troppo tirato, non passerà mai, non passa. Se invece voi tenete il filo morbido e con la mano destra allentate un po' i punti che avete sull'uncinetto, passa che è una bellezza, capito?
Tranquilla Maria, non ti preoccupare, un bacione tesoro, tanto rimane. Te facciamo passare il filo, allentiamo leggermente e poi facciamo passare il filo di base. Questo qui è un ago, nel senso rispetto ad altri uncinetti, ha la testina molto appuntita. Quindi ci sta che magari quando entrate nel punto, se siete di fretta, potete entrare in mezzo ai fili. Può succedere, però ovviamente basta un po' di pazienza, un pochino di attenzione in più e questo non succede. Adesso lavoriamolo con un uncinetto più grande, proviamo col 4. Ora sarà un problema farlo passare da qui il 4. Però se usate un uncinetto più grande, che è difficile che riesca a entrare nei fili della lavorazione, cioè diventa veramente una passeggiata da lavorare sto filato. Adesso io mi picchio nella base perché sono quattro numeri di uncinetto, praticamente sono 2 mm. Però, e se anche vi dovesse succedere, adesso vediamo se riesco a incastrarlo, aspettate un attimo. Vediamo un po' secco se dovessi. Non ce la faccio incastrarlo. Aspettate, lo smollo un po'. Ecco. Che mi capita questo, no? Mentre sto lavorando. Che è successo? Oddio, no, no, lo odio sto filato. Sfilate il punto, tendete il filo e ricominciate. È un punto. Non dovete impazzire. Cioè, se vi piace questo filato, salute, amore! Se vi piace questo filato è un peccato non lavorarlo. Soprattutto vi ripeto perché con questo qua, col Frida, ci fate veramente il vestito lungo fino ai piedi, che, perché è talmente leggero che merita proprio questo filato. È leggerissimo. Poi ci lavoriamo anche la maglia, la nostra maglia alta. Quindi facciamo le nostre. L'importante, ve l'ho detto, è che se succede, vedete, adesso a me mi si è incastrato, automaticamente tiro fuori l'uncinetto e lo rimetto a posto. Quindi faccio le mie 3 maglie basse incolonnate. Ma non vi è mai capitato di lavorare con un filo doppiato? È lo stesso discorso, poi alla fine. Con l'uncinetto adatto e non tenendo tirato il filo. Siamo noi poi a regolare lo spessore del punto con l'uncinetto stesso. Perché se io questo punto, per esempio, lo voglio fare mollo, 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 perché sto facendo un lavoro irregolare di mio, io lo posso fare mollo quanto voglio. Vedete rispetto a questo come più morbido? Quindi entro, è la base del punto che deve essere adeguata alla vostra mano. È il filo morbido. Sono quelli che vi fanno lavorare tutti filati senza problemi. Ecco, io adesso sono rientrata in mezzo, esco e ricomincio. Buonasera Claudia. Buonasera Patrizia. Niente, stasera stiamo vedendo come si lavorano i fili, quelli un pochino più complicati. Come possono appunto essere il Frida, il Frida a volte può dare noia anche ai ferri. Adesso lo vediamo anche un attimo con i ferri. Finisco la riga e poi la riprendo con i ferri. Buonasera. Esatto, poi il primo giro è il più duro. Anche il primo giro, se avete un problema di inizio, che il primo giro vi viene sempre più stretto rispetto agli altri. Rispetto, cioè è stretta questa sera. Rispetto agli altri, non riesce a lavorare e devi anche imparare. A parte che per doppiare o triplicare, cioè, se hai dei fili sottili che vuoi doppiarli o triplicarli, che fai? Li butti? No, buonasera Veronica. Adesso andiamo a riprendere. Però io voglio i miei ferri. Lavoro meglio con i miei ferri. Andiamo a usare un ferro bello grande. Sei. Ma no, vediamo un po'. 5 e 5. No, Cri, devi prenderli uguali però i ferri. Non... Ah, ecco qua.
Ora vado a riprendere i punti sul ferro. A me è capitato più volte di lavorare con filati doppiati, anche per dare un effetto diverso. Per esempio, uno dei fili che io doppio molto molto volentieri è la rita, che lo unisco ad altri filati. Ciao Daniela, un bacio. Buonanotte Arianna, un bacione grande tesoro. Così. Vado a riprendere i miei punti sul ferro. Che questo anche è un modo per iniziare, iniziate con una riga all'uncinetto, una riga di maglia bassa all'uncinetto e poi riprendete i punti dall'uncinetto. Ma certo che te lo saluto. Ciao Cristian, ciao tesoro. O io dico Cristian, ciao tesoro, poi magari c'ha 30 anni. No, scherzo. Saresti un tesoro lo stesso, anche se avessi 30 anni. Allora, adesso andiamo a lavorarlo appunto con i ferri. Ah, i ferri, ve l'ho detto, è più semplice perché noi regoliamo l'ampiezza del punto allargandolo con la punta del ferro di destra, quindi si lavorano benissimo. Per me non c'è problema neanche con i ferri. Non l'avevo, non l'ho mai lavorato, mi sembra che non l'ho mai lavorato il free dai ferri. Voglio provarci, se già la lavorazione dei ferri viene morbida, non oso immaginare 9 anni e un ometto allora, eh. È un ometto, è un ometti, un ometto, 9 anni, sei già grande, altro che storie, Christian, cioè è un nome bellissimo, sai come mi chiamo io? Mi chiamo come te al femminile, mi chiamo Cristiana, quindi abbiamo un nome fighissimo. Sì, si lavora divinamente con i ferri, ma quello lo immaginavo, eh. Non l'avevi mai visto riprendere i punti con i ferri? Nel canale ce l'hai, il tutorial. Se c'è hai qualche curiosità, difficilmente non la trovi nel mio canale. Che io tutte le curiosità, tutti i modi, tutti i trucchetti ve li sto mettendo tutti, a meno se c'è qualche trucchetto che non sapete, ditemelo, se non c'è il tutorial ve lo faccio. È comodo, se non sta se state iniziando a lavorare. Questi ferri sono i ferri ergonomici della Prim, sono meravigliosi e aiutano un sacco, soprattutto chi sta iniziando, perché hanno la punta agevolata e sono veramente molto molto comodi e poi sono stra leggeri. È meraviglioso il free da lavorato sia all'uncinetto che ai ferri, ragazzi. È veramente stupendo. Stupendo, è proprio bello, Daniela. No, scherzo. No, è vero, però una delle poche cose di me che mi piace è il nome, veramente mi piace. Il nome Cristiana mi piace, anche perché non è un nome esageratamente inflazionato. Quando ero ragazza c'ero solo io, quindi mi sentivo. Sto scherzando, ovviamente. Anche il tuo compagno si chiama Cristian, vedi? Il top. Dicevo. Il Frida è un filato meraviglioso da lavorare sia all'uncinetto che ai ferri, quindi se amate la leggerezza e volete realizzare un progetto leggero, morbido, un vestitino lungo, questo è meraviglioso. Ciao, Interruzione. ciao cucciola, vai a nanna? No. Ah no, Sono sorpresa? sei venuta soltanto a dare un bacetto alla mami? Vuoi coffee? Voglio il coffee, ma sì, voglio il coffee. Saluta le amiche. No, infatti è un nome. Ma anche Lara, eh? Anche Lara è un nome che l'ho sentito tante volte. È un nome che non è inflazionato, cioè non ce ne Cosa hai sono. fatto, Lara? Non ce ne sono. È la coda di paglia, cosa hai combinato? Ma dai, che scherzo, vai. Oh, adesso vi faccio vedere per esempio un altro filato che io adoro, mi piace da morire. Mi auguro che mettano altri colori perché è veramente bellissimo questo filato, magari l'anno prossimo, ora per quest'anno. Questi sono i filati più facili da lavorare perché sono fatti con una sorta di, vedete, di tubolare. Che figo sto programma, come si vede bene? Eh? Concordate con me? Cioè, queste cose non ve le potevo far vedere prima, eh? Che spettacolo! Eh? Si vede benissimo.
questi sono i più facili, perché essendo un tubo larino, lo lavoriamo bene sia all'uncinetto che ai ferri, non è a fili. Questo è un tricottino, si chiama, non mi ricordo se si chiama, sì, forse si chiama tricottino questo. È un tubo larino e si lavora bene bene. Quindi il problema per me è quando mi si incastra il filo e devo disfare, se ando da un filo singolo e lì scatta il nervoso. Pasqualina, l'importante è che quando tu stai lavorando il filato e te ne rendi subito conto, devi guardarlo il lavoro, quando ti rendi conto lo togli subito, capito? E questi sono filati. Allora, anche a me sinceramente a volte mi si incastra quando vado veloce, è inutile che vi racconti quella dell'uva, perché anche a me si incastra. Però se io, il Donny è uno dei filati che lavoro di più, e anche il Donny sinceramente non ha una trama fittissima, cioè non è tanto 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 ritorto il Donny, va bene, e ogni tanto può succedere che mi si apra, perché vedete non è tanto ritorto, però la morbidezza del Donny io non la cambio con nessun altro filato, sì, forse con il disco Iggy, perché è molto morbido anche il Visco Iggy. Il Visco Iggy anche non è tanto ritorto, però rispetto al Donny si apre meno. Non so se è per questo filo di viscosa che ha intorno al filo che lo tiene più chiuso, però si apre meno questo rispetto agli altri. Un altro che si apre tantissimo, e lo sto lavorando adesso, ma ne vale tanto, talmente la pena, perché è meraviglioso questo filato. Guardate che bel punto, visto che bella, vi sto preparando una maglia con questo punto, guardate che bella, che bel punto, il punto farfallette, punto farfallette, è carina Lara, me l'ha portato il caffè, è vero, cin cin. La tua prima nipote si chiama Lara, mi piace da morire il nome. Perché non ci provi con i ferri, Daniela? Perché non sei capace? Però ragazzi, anche lì, anche questo è un discorso che ho fatto un sacco di volte, e che ogni volta, ora, vedo, io di tutorial di ferri ne faccio pochi, perché vedo che sono poco considerati, nel senso, è inutile che io faccia un tutorial se poi lo guardano in pochissimi. Cioè, onestamente, il canale deve crescere, quindi devo fare sempre qualcosa di... Buonanotte, tesoro, un bacio, Daniela, buonanotte. Questo è il Visco Iggy, no, questo qui è il Green Day, questo è il Green Day, Green Day, credo glicine, adesso te lo dico, Green Day, glicine credo, no, magenta, Green Day magenta, esatto, il Green Day. Il Green Day è un filato straordinario, perché è un misto viscosa, tutto riciclato, ma veramente bello bello, però ha lo stesso identico problema del Frida, è di una setosità sto filato che è straordinario, è la brillantezza rispetto, il Frida è bellissimo, leggerissimo, ma non è un filato brillante. Se vogliamo un filato brillante, questo è un misto viscosa strepitoso, guardate quanto è lucido, quanto è lucente, è meraviglioso sto filato. Perché molti pensano sia difficile rispetto all'uncinetto, ma esatto Fania, è solo l'inizio, cioè l'imparare. Voi provate, prendete dei fili che vi avanzano, degli avanzini di fili, che tanto quelli ce li abbiamo tutti in casa, e provate, magari con un numero di ferri, un 4, 4 e mezzo, che non siano troppo piccoli, e provate a fare ferri di andata e ritorno, maglia dritta e maglia rovescia, maglia dritta e maglia rovescia. Quando vi impratichite sul dritto e rovescio, poi fate tutto quello che vi pare. E la lavorazione dei ferri per determinati capi è un'altra cosa. Buonanotte, ciao Viola, buonanotte tesoro. Allora, anche questo, come vi dicevo, è un filato che è un po' particolare, perché si apre. Vedete, è un filato che non è tanto ritorto, però la resa di questo filato è strepitosa, è bellissimo questo filato. E tra l'altro il punto che sto facendo è anche un punto che è abbastanza complesso, nel senso ci sono tanti giri di uncinetto, come tanti rigiri di uncinetto. Io lo sto lavorando con l'uncinetto 4,5, proprio perché voglio che sia un lavoro, vedete, che rimanga bello, bello soffice, bello morbido morbido.
Quindi, cioè, a me dispiace quando dico, addirittura ho detto, ho letto, è orribile, ma non è vero che è orribile, è un filato strepi meraviglioso. Vi ripeto, se vogliamo una lavorazione però che rimanga bella morbida, bella soffice, sia nei filati estivi. Ora, diciamo che questo problema sorge molto di più con i filati, estivi. Ti piace, Zazù? Questo è un altro delle mie follie, mi piace da matti, Sonello. E dicevo, abbiamo la possibilità di realizzare dei capi meravigliosi e non ci dobbiamo fermare, perché il filato magari lì per lì ci può dare delle difficoltà. Questo qui, per esempio, è un altro filato, vi ripeto, non semplice da lavorare. Perché non lo è semplice da lavorare, è inutile che vi dica no, è facilissimo. Il punto, questo punto è bellissimo, leggermente no, complicato a tanti passaggi, diversi passaggi, perché sono sei righe di lavorazione, però rende bene. Tante volte vi arrendete e questo non è bello, nel senso, mi dispiace se vi arrendete. Cioè, il bello è sperimentare, riuscire a fare qualcosa che non riusciamo a fare di solito. È il bello, no? Del lavorare a mano. E lo sfidarsi ogni volta di più. Adesso purtroppo sono arrivata in una riga del punto che devo fare solo catenelle. Però vi ripeto, questo è un filo non ritorto, non tanto ritorto. E ogni tanto può succedere che vi si incastra. A parte che se usate l'uncinetto 4 e mezzo anche no, però se usate un uncinetto più piccolo, volete fare magari un progetto più compatto, tutto sta nella lavorazione, come si dice, nello scoprire la vostra mano. Di voi pochi. No, no, non mi dimentico, tesoro, qualcuno lo faccio, però mi dispiace perché li considerano poco i tutorial ai ferri, mi dispiace. Perché potrei farvi delle cose veramente strepitose con i ferri. Però dico, magari ci lavoro una settimana, poi non me lo considerano. Insomma, è come fare 10 kg di pane super buono e poi nessuno te lo compra. Con i ferri per me ci vuole molta pazienza. Perché se cade un punto devo disfare, ma non è vero, perché vi ho messo anche il tutorial su come riprendere i punti se vi cadono. Succede a tutti che cada un punto, tesoro, eh. Ora, quando si lavora con i punti traforati, a meno che tu non sia veramente molto molto esperta, ci sta che devi disfare. Tante volte disfo anch'io prima, perché a volte mi metto lì, conto, cerco di capire qual è il punto e faccio i dritti. No, a volte non ci riesco, allora anch'io disfo. Ma è il Penelope, insomma, un po' per uno ce la spartiamo, eh. Io preferisco i ferri perché la lavorazione risparmia. Certo, Simonetta, per esempio Lara preferisce decisamente molto di più i capi che le faccio ai ferri rispetto a quelli all'uncinetto, perché l'uncinetto comunque rimane sempre leggermente più spesso rispetto alla lavorazione ai ferri. Però non arrendetevi, se vi piace una cosa, come dice Silvia, mai arrendersi. Io adesso so lavorare anche ai ferri e piano piano sto facendo anche qualche punto più complesso. Ma infatti ora, a me la passione, a me piacciono tutti gli attrezzi. Io adoro il tunisino, adoro l'uncinetto, adoro i ferri. Non c'è un attrezzo che mi piace più di un altro. Però la lavorazione ai ferri, soprattutto se devo fare un capo per me, io lo faccio ai ferri, non lo faccio all'uncinetto. Perché se li faccio all'uncinetto mi vedo ancora più grossa di quello che sono. Invece con i ferri riesco a farmi dei capi d'abbigliamento che sono scivolati, che scivolano addosso e che quindi non segnano. E questo effetto lo riesco ad ottenere solo ed esclusivamente con la lavorazione dei ferri. Ovviamente io parlo di una taglia molto over, però insomma, guardate quanto è caruccio a questo punto, eh? È molto bello, mi piace molto. Non so se chiamarlo punto fiocchetti, punto farfallette, non lo so. Ah. No, perché il punto fiocchetti già c'è. Sì, no, qualcuno adesso lo rifacciamo. Ora che la spalla mi sta dando un pochino più di tregua. E non lo so, Cecilia, perché ti fanno innervosire. Questo non te lo so dire.
forse non ti piace proprio, ma ci sta che non vi piaccia proprio lavorare ai ferri, però magari se vogliamo fare un capo e ci piace quel capo, impariamo a lavorare ai ferri, cioè vabbè, una volta tanto me lo faccio anche ai ferri, capito? La scorsa estate mi sono arresa con un filato di purulino perché non riuscivo a lavorarlo, ma solo per diventare abbastanza abile da riuscirci. Ma certo che ci riesci, Claudia. Assolutamente, si riesce a fare tutto, se vogliamo riusciamo a fare tutto. Quello che dicevo ieri a un'amica, abbiamo imparato a scrivere a 6 anni. Questi sì, queste sono X, ma queste sembrano più, non so se farfallette o fiocchettini, non lo so, adesso poi vabbè, un nome glielo daremo. Ecco, punto papillon. Brava, sì. Ah, vedi. Sì. Allora, per esempio, tante amiche, io ho trovato un filato straordinario che mi auguro non levino perché è bellissimo il Dion, il filato pelliccioso. Perché voglio finire, ho iniziato una coperta e me la voglio finire. Se non lo portano più, penso che piango. Anche perché ho iniziato il tutorial e li fermo da 1 anno e mezzo praticamente. Ma i capi ai ferri mi piacciono di più, forse perché con l'uncinetto il lavoro cresce in fretta. A me cresce molto di più con i ferri, per esempio. Io vado molto più veloce con i ferri che con l'uncinetto. Con l'uncinetto sono veloce, ma con i ferri sono un treno. Ve l'ho detto, Mauro non riesce a guardarmi quando lavoro ai ferri, dice, lo faccio innervosire, perché io sono velocissima con i ferri. Quindi a me cresce tanto di più il lavoro con i ferri rispetto all'uncinetto. O forse è uguale, non lo so, però insomma a me piacciono tutte e due, non è... Ah, lo compri tutto tu, Pasqualina. Io lo adoro il Dion. Però anche quello devi trovare il modo per lavorarlo. Io vi ho fatto anche il tutorial su come lavorarlo. Invece di lavorare punto su punto, lavoriamo punto tra punto e punto. Quello non lo lavori con punti particolari, quello lo lavori a maglia alta, neanche a maglia bassa. Ho letto che il lino va fatto a matassa e lavato prima di lavorarlo. Ma anche no, Barbara, io l'ho lavorato tranquillamente dalla matassa, scusa, dal gomitolo. I gomitoli, allora, le matasse a volte, ma una volta, adesso i filati di oggi neanche più, una volta c'erano alcuni filati che addirittura dovevi paraffinare quando ero ragazzina. Però, prova, Claudia, prova a lavorarlo con un numero di uncinetto o un numero di ferri, se lo stai lavorando ai ferri, più grande. Provaci e vedrà. E soprattutto, la cosa importante, ragazzi, è veramente, non, ve lo ridico e ripeto, chi già lo sa non ha bisogno di queste spiegazioni, però la cosa importante è tenere il filo, non tenerlo il filo, nel senso lo dovete usare solo come guida, cioè la mano deve essere solo un passafilo, perché altrimenti... Vedete, io non lo stringo, il filo lavora, cioè, passa come se fosse libero, capito? È quello che è importante, perché se noi teniamo il filo tirato, i punti vengono stretti e ovviamente se il punto è stretto si irrigidisce il lavoro e viene una schifezza, capito? Io amo tutti e due, quando ero piccola amavo fare anche il chiacchierino. Non ti dico, guarda, qualche tutorial c'è nel canale. È che non ho tempo, ragazzi. Gli attrezzi da lavorare sono talmente tanti. E poi ripeto, io faccio un tutorial. Se vedo che viene seguito quel genere di lavoro, allora sicuramente rifaccio altri tutorial. Anche il macramè. Ho iniziato, ma ho visto che in pochi l'hanno guardato quel tutorial. Quindi ho detto, beh, magari ne farò un altro quando non so cosa fare. Farò un altro punto al macramè. Però. Appunto, i tutorial sono in base anche al vostro gradimento. Ecco, brava, punto libellula. Sì, vai. Pasqualina, punto libellula, ci piace. Libellule e papillon. Tutte e due, ma con i ferri non sono. Ma anche quello, Franca, si impara, anche le rifiniture si imparano con i ferri. E se poi voi seguite un tutorial di uncinetto o di ferri,
realizzato con qualsiasi filato, con quello che vi piace. Io vi faccio vedere tutto, anche le rifiniture. Quindi sì, certo, l'uncinetto serve proprio a tirarla sul ferro senza disfare tutto. Esatto, esattamente. Esattamente. L'uncinetto è un aiutante anche nei lavori ai ferri, assolutamente. E anch'io, Claudio, il mio problema è proprio quello, che io purtroppo ai ferri lavoro meno, anche per quello, cioè nel senso, se io devo fare un lavoro ai ferri, che devo metterci, che ne so, 3 giorni, 4 giorni, magari complicato, perché io ora, per ora di lavori complicati non ne ho fatto molti nel canale, ho sempre cercato di fare dei capi d'effetto visivo, ma molto semplici da fare. Ci sono anche dei lavori molto difficili da fare con i ferri, che io farei anche volentieri tutorial, dei quali farei anche volentieri tutorial. Solo che magari lavoro 3 giorni, 4 giorni, un capo mi viene male alla schiena e poi non lo guardate, allora sinceramente non ne vale la pena, ecco. Se io vedo che i tutorial ai ferri hanno una discreta, cioè ci sono dei tutorial che sono da anni, hanno 10.000-12.000 visualizzazioni, ma sono nel canale da tipo 5 anni. Quindi insomma. Ma guarda, Claudia, io ho imparato a lavorare sia i circolari che quelli corti, che sono quelli che usavo prima, questi qua, no? Ovviamente vado decisamente molto più lenta e sinceramente il lavoro non mi viene bello come con i ferri in linea, perché ormai la mia mano ha una memoria muscolare, nel senso che io ormai con i ferri in linea ho una mano che è sempre che è lineare, e con questi invece mi viene un punto più morbido, un punto più duro, perché non riesco a tendere il filo sempre nello stesso modo. Quindi quando devo lavorare qualcosa ai ferri, io tendenzialmente lo lavoro con i ferri in linea, che sono poi quelli che mi fanno venire mal di schiena. Quindi tante volte uso anche io i circolari o quelli corti. E magari per i colli sono più pratici, perché fai un lavoro tutto circolare senza dover chiudere. Però insomma, diciamo che sono scelte. Poi se impari con i ferri circolari, vai come un treno con i ferri circolari, nel senso, prova a mettere i gomitoli del lino nel cassetto della frutta del frigorifero. Ecco, questa mi è nuova. Questa mi è nuova. Davvero, non l'avevo mai sentita. Si ammorbidisce il lino. Il mio crucio poi è il vivagno, che mi escono come le orecchie di Dumbo. E poi passa il primo punto di ogni ferro senza lavorarlo. Lo lavori sempre a diritto o sempre a rovescio. Io per esempio di solito, allora io di solito non lo faccio il vivagno, faccio magari un punto in più, ma lo lavoro comunque. Tante volte lo passo, tante volte lo lavoro, dipende, però se lo lavoro sempre a diritto, cioè sia il primo che l'ultimo punto li lavoro sempre a diritto. Viene la lavorazione a legaccio, e che compatta e stringe il lavoro, perché la lavorazione a legaccio praticamente va a tirare leggermente la lavorazione e quindi rimane più. Ma è vero che esistono ferri tanto lunghi che sono ideali per le coperte che si fanno in modo tale da non cucire poi le varie parti? E io ce li ho i ferri lunghi, lunghi, lunghi. Ma tu dici i ferri in linea? Ce li ho, aspetta. Io ci ho fatto dei cappotti con questi. Aiuto! Poi me li sono fatti fare anche dal marito, i ferri lunghi, lunghi, lunghi. Questi qua sono i ferri lunghi. Praticamente, rispetto a un ferro normale, guarda, non lo so quanto sono lunghi questi, però rispetto a un ferro normale è così, e questo praticamente è doppio. Sono lunghi il doppio, quindi sono un'ottantina di centimetri, no, non lo so, li misuro. Questi sono i più lunghi, questi hanno la bellezza di 40 anni, sti ferri, ragazzi, infatti pesano una cifra. Ci ho fatto una coperta con questi ferri qua. E poi Mauro me li ha fatti di legno, me li ha fatti di legno.
Sì, Pinocchio. No, Mastro Geppetto, semmai. Ah, i ferri? Questi sono lunghi 60 centimetri. Ma credo che ci siano anche più lunghi. Però ragazzi, cioè, a quei livelli allora, perché mantenere sul ferro, io mi ricordo che ero una ragazzina quando ho fatto la coperta con questi ferri. Ci avevo fatto anche un cappotto, però con un altro numero. Dicevo, di 80 centimetri, esatto, ci sono anche di 80. Però il problema qual è? Che io adesso non ce la farei mai. Non ce la farei mai a lavorare con questi ferri, perché immaginate il peso, a reggere il peso del ferro, del lavoro di un ferro così lungo. A quel punto allora i ferri circolari tutta la vita, vai leggermente più lento, però almeno non ti ammazzi né mani né schiena. Io faccio il vivagno come mi ha insegnato mia mamma, è un modo per restare legata alla sua memoria, il primo punto lo passo sempre. Vedi Barbara, ma infatti, ma certo, è bella anche come cosa, molto dolce. Sì, a volte, ma poi dipende sempre dal lavoro che devo fare, perché ci sono dei lavori, avete anche il tutorial, tra l'altro, dell'iCord, che quello è un metodo di lavorazione che ti forma un bordino tondo da una parte e dall'altra del lavoro, e quello è molto importante se per esempio vogliamo lavorare una sciarpa tutta a maglia rasata, in modo che non si arrotolino i bordi e rimanga lineare la lavorazione. Guardateci nel canale, quello è interessantissima per esempio come lavorazione, oppure se vogliamo fare una maglia che rimanga aperta dai lati senza dover poi riprendere i bordi, facciamo l'i-cord. L'i-cord è un bordino che lavorate insieme alla lavorazione, è fighissimo l'i-cord, ed è quello, l'ho usato tantissimo io per esempio. Mauro sta iniziando ad interagire con noi in diretta, adoro. E sì, perché qui sul divano, praticamente il divano è davanti alla, quando c'è la porta, d'inverno meno perché la porta la tengo chiusa, ma ora d'estate con le finestre aperte, porte aperte. Io ne ho una coppia in legno, lunghi circa un metro, ecco, vedi, e di diametro enorme, non so che numero sono, li aveva mia mamma e non so nemmeno perché li ha comprati o dove li ha trovati. E sono quelli sono i ferri che usano per lavorare quei filati giganti, però vi ripeto, sinceramente, ciao Manuela, sinceramente non, esatto, quando lavori ti devi mettere in corridoio con i ferri così, no, non ce la faccio più a lavorare con i ferri così lunghi, già faccio fatica con i ferri lineari normali, infatti me l'ho detto, devo fare dei lavori grandi, dei lavori grossi, cioè più che altro larghi, con i ferri uso i circolari assolutamente. La mia maestra di ferri uncinetto mi aveva insegnato, quando si lavora la riga diritto ai ferri si prende una maglia rovescia e si mette il ferro a diritto, e aiuta anche per cucire la maglia, cioè prendi la maglia e la metti sul ferro al contrario. Anche quello è un modo, sì, anche quello è un modo, sì, anche quello lì è un modo. No amore, Zuppa chissà dov'è. Lara, dov'è Zuppa? Lo vogliono vedere, vedi se ci riesci, ma... Si sta lavando? Non lo so se è molto disponibile il demonio, un piccolo demone. Sì, poi quando c'è fresco, adesso in questi giorni che c'è stato caldo caldo no, ma quando c'è fresco gli esce fuori il demone che c'ha in corpo, è un pazzo. Sto imparando... Ciao Alice, sto imparando a lavorare i ferri circolari, ma secondo te un filato fine tipo la manda 5, i ferri si possono usare anche con un numero grande? E certo, ti vengono i punti morbidi, ti viene una lavorazione morbida, morbida, morbida. Eccolo, fammi spostare qua che se mi aggancia. Non so quanto ci sta, Tienilo appoggiato alle mani. Ciao amore. Ciao Zuppetta, ciao amore mio, ciao Cusolo, chi c'è qua? E dici, mi hanno fatto entrare nell'antro della strega, eh? Ti hanno fatto entrare nell'antro della strega, amore? Chi sei qua? Chi sei qui? Zuppa, chi c'è qua? Zuppa, Zuppa, chi c'è qua?
portalo, che è in tensione. Devo studiarlo bene l'iCord, ci ho provato una volta ma ho fatto un casino. Guarda, Simonetta, prova con un filato spesso, se ce l'hai. Sì, è un amore, è un piccolo delinquente, ma lo amo troppo. Molto simili ai tuoi, li ho trovati in soffitta da mio figlio, che erano della vecchia padrona di casa. E sì, ma questi qui una volta li facevano a mano, Li facevano a mano una volta. Va bene, amorose. Io continuo il mio lavorino, domani sera ci vediamo con... Ah no, vabbè, quasi quasi il punto per la sciarpa col corno lo facciamo domani sera. Perché stasera ci siamo, ormai siamo arrivati, sono le 22:40. Io così continuo un po' il mio lavorino all'uncinetto, che se riesco faccio uscire sabato, ma non ve lo prometto, se non è sabato è martedì. E niente, ci vediamo domani, vi auguro una buona serata, vi auguro una buona giornata per domani, soprattutto fresca, che il tempo rimanga così. Un bacione, buonanotte amorosi, grazie della compagnia come sempre, siete fantastici, baci baci, notte. Ti magna. Sì, vieni fuori.